Vediamo, vediamo se ci siamo, se non ci siamo. Eccoci qua! Benvenuti a tutti, sono con la nostra graditissima ospite Paola Fendoni. Ciao Paola. Massimo, ciao. Chi ancora non la conoscesse, i pochi che non la conoscono, eccola qua, ipnologa e scrittrice. Andate e ritorno, il suo libro, che trovate nelle varie piattaforme online, Amazon e tutte le altre. Paola è ipnologa, ma anche youtuber, canale Esatto. YouTube. Paola Fendoni, oltre le porte del tempo, il link in descrizione. Andate. Iscrivetevi, Dai, ricordo, su, facciamo arrivare a iscrivetevi. 1000 sto canale. Quanto è? Quanto sei adesso? 840 mi 840, sembra. dai, facciamo arrivare a 1000. Su, iscrivetevi a sto Sì. canale. Lei farà video, ne sta facendo già, e Sì, quindi. dai, qualcosa sto facendo, Sì, dai. sì, sì. Una volta a settimana. Fai qualcosa in più, video brevi, che qualche chicca sull'ipnosi, sulla. Qualche chicca, sì, sull'ipnosi. Non Narcisisti, sono molto tecnologica, devo imparare a usare pare, questi marchi ingeri qua. Più che altro postare poi video, perché non sono capace. devi imparare, Sì. insomma. E, bene, oggi parliamo di un tema, secondo me, interessante, che sono gli Sì. uomini da eliminare dalla propria vita, diciamo, no? I 10 uomini da eliminare, da 10 stare uomini proprio alla larga. Il problema è che da poi qui ce ne stare alla sono. Non ne larga. rimangono molti dopo, Vabbè, attenzione. vediamo. Vabbè, intanto ricordo che. Diciamo escluso il presente. Esatto, che poi sono io perché sono l'unico uomo dei due. E comunque ricordiamo ancora che la nostra Paola, se volete contattarla, lei è ipnologa, quindi riceve sia su appuntamenti, Appuntamento. studio oppure online, e trovate Esatto. il link comunque. Nel suo canale, ma la mail che me la ricordo è Paola Fendi gmail.com Chiocciola chiocciola gmail. paolafendi@gmail.com. Perfetto, Perfetto. quindi vediamo quali sono questi uomini da eliminare. Innanzitutto per evitare queste relazioni tossiche e problematiche, perché sono d'amore, sono problematiche, proprio è bene riconoscere quali sono gli uomini e gli aspetti di certi uomini da evitare, perché altrimenti ci incapperemo sempre in quelli con dei problemi, in quelli che ci creano i problemi. E abbiamo comunque dei campanelli d'allarme, degli segnali che possiamo avere e tenere presente, solo che tante volte, chissà perché non li vogliamo guardare, ma perché non vogliamo vedere i nostri campanelli? Perché noi abbiamo questa malattia, come la chiamo io, questo bisogno di essere amate. Il bisogno di sentirci amate purtroppo ci frega e di conseguenza troviamo uomini che in qualche modo ci fregano. Ho la È paura di normale. restare soli anche. Anche la paura di restare sole, anche la paura di restare sola e di conseguenza non va assolutamente bene. Ecco, per il nostro bene, sia presente che futuro, dobbiamo impegnarci ad avere più cura nella scelta dell'uomo che vogliamo avere al nostro fianco. E io dico sempre che non è che si tratta di fare una scelta minuziosa, sterile o poco romantica, ma semplicemente di stare attenti a scegliere a seconda di quei segnali che possono comunque farci evitarci delle sofferenze poi future, perché importante cosa, inquadrare un uomo e la sua personalità, senza guardarlo solo con gli occhi dell'amore, che poi li guardiamo con gli occhi sbagliati, ma guardarli con lucidità e oggettività. E questo sarebbe proprio un esercizio di amore verso noi stessi che dobbiamo compiere per volerci comunque bene, perché altrimenti non ci facciamo comunque del male. Cioè, è inutile, perché tante volte accettiamo uomini e condizioni che non ci convincono del tutto, patendo sofferenze e disagi di vario tipo, e questo impatto sulla nostra vita è abbastanza forte. Però riconoscendo determinati segnali ci fa stare alla larga da questi uomini. E qual è il primo della lista, secondo voi, alla quale Dove lo mettiamo? Sono narcisista all'inizio, alla fine, non so, dove lo mettiamo? Cioè, il narcisista all'inizio, e All'inizio. come abbiamo già detto, che si presenta come l'uomo perfetto, quello carino, quello che ti apre la portiera della macchina, che ti regala i fiori, che all'inizio è così disponibile, all'inizio però, dico sempre all'inizio, perché ben presto questa fatina, tra virgolette, angelica verrà sostituita da una personalità ambigua e lunatica, che veramente ci renderà la vita un vero inferno. Come riconoscerlo?
Innanzitutto è ossessionato dall'aspetto fisico e dall'immagine che ha di sé e fa di tutto per cosa? Per piacere agli altri, ma per piacere alle persone che ci circondano, perché lui deve in qualche modo farsi vedere quello che non è, anche da chi è accanto, come familiari, amici, figli, perché l'immagine deve essere perfetta. Perciò farà di tutto per avere la sua bella maschera e di conseguenza dobbiamo stare attenti a vedere come si comporta proprio con loro, perché questo è importante, ma quando? Nella prima fase di conquista, perché nella prima fase di conquista lui sarà quella persona che in qualche modo cercherà di intortare quello che dico sempre tutti, perché poi, perciò questo è il primo della lista, il number one, come numero uno. Dire. Il number one, il pessimo, vabbè, messi, che poi se guardiamo bene nella, nella lista di questi 10 uomini da evitare, in qualche modo fanno quasi parte tutti un po' al narcisista, ci sono caratteristiche che assomigliano a quelle del narcisista, sì, certo, ecco, perché più o meno girando e rigirando sono quelli. E poi abbiamo il secondo, la seconda posizione, chiamiamola così, è l'uomo impegnato. Sì. Se pensiamo di conquistare un uomo impegnato, siamo già finite. Perché? E qua io però, vabbè, non è che voglio dissentire, anzi, però dipende sempre dall'obiettivo che uno ha, perché comunque, come dire, per qualcuno avere una relazione con una persona impegnata potrebbe essere una cosa positiva, certo, no? Cioè nel senso che dipende dal ragionamento che uno fa, no? Certo che se tu vuoi la famiglia del Mulino Bianco, vuoi... Con l'uomo cosa, impegnato, no, lascia perdere, però se tu pensi che così poi ti fai gli affari tuoi, la spesa al pan va a farla con la moglie e tu non hai rottura di maroni, allora va bene, cioè, dipende sempre dagli obiettivi che noi abbiamo. Ma infatti io dico sempre, se vuoi costruirti la famiglia, come hai detto tu, del Mulino Bianco, marito, moglie e bambini, l'uomo allora impegnato non, va non bene. È... Non fa perdere, anche perché se ti dice che lascerà sua moglie, perché chissà perché la scusa è sempre quella. No, ma sai, con mia moglie non c'è più nulla, viviamo in due camere separate, non facciamo più nulla, poi esce che praticamente l'unico che non lo sa che non fanno più nulla è la moglie, perché non è assolutamente così. Di conseguenza, magari non fa più nulla davvero, però non vuol dire che non sia coinvolto con la moglie, perché il sesso... Ma diciamolo, ma diciamolo tranquillamente, la prima scusante ormai dal sondaggio che si è fatti, praticamente quella è la scusante, non ho più nulla con mia moglie, gli fanno promesse, sto trovando il modo giusto per lasciarla, perché alla fine se fossero onesti nel dirtelo ti va anche bene, perché dico, uno... è consapevole e deve essere comunque consapevole che ha a che fare con un uomo impegnato, sia che impegnato sia che sia sposato, è comunque la identica cosa, se hanno magari convivono è sempre la stessa identica cosa, difficilmente un uomo esce da una zona comfort, il più delle volte esce quando viene scoperto e viene per forza di cose buttato fuori con armi e bagagli, e questo altrimenti di sua iniziativa difficilmente l'uomo lascia. Ma senti, ti volevo chiedere, tu non ti è mai capitato invece qualche donna che invece cercasse proprio una relazione con qualche uomo impegnato? Allora, a me è capitato, io ho conosciuto persone impegnate che cercavano proprio uomini impegnati o donne impegnate perché loro erano impegnate, di conseguenza la cosa filava liscia. Cercavano altre persone. Tutti e due impegnati cercavano la storia al di fuori perché davano un po' di sale e pepe a quello che era il rapporto. Finché sono entrambi impegnati, va bene così. Io dico sempre, siamo adulti e vaccinati. Se uno decide di accettare una relazione extraconiugale, va bene a lui o va bene a lei. Però devono essere, io parto sempre dal fatto, è l'onestà. Invece io mi ritrovo veramente tante persone che ti inventano di tutto pur di portarti a letto, e poi alla fine non è mai così quello che ti dicono. Allora, quando non c'è sincerità... È per quello che dico l'uomo impegnato che vi promette la casina, vi promette che lascerà la moglie, vi assicuro che su 100 casi forse il 10% mi sembra tanto che lasciano veramente la moglie. Se la lasciano, io dico sempre, magari un 3% la lascia di sua volontà, il resto viene buttato fuori e di conseguenza per forza di cose la deve lasciare. Number three, il mammone. Ah, beh, quello sì, quello sì. Scappiamo letteralmente dall'uomo immaturo, incapace di gestirsi da solo e che ha ancora bisogno
che sia la mamma a fargli tutte le cose. È un chiaro segnale che non vuole crescere, che non vuole assumersi le sue responsabilità. E allora io dico, vogliamo avere un uomo o fare da madre a un uomo? Punto di domanda. Già, giusto. Perché questi, t'assicuro che ce ne sono alcuni, t'assicuro. Ah, non si scostano dalle vesti della madre e t'assicuro che diventa impossibile un rapporto. Corrono quando la mamma li chiama, non costruiscono la loro vita per non stare distaccati dalla mamma. Ce ne sono, ce ne sono. Ce ne sono parecchi. Ne ho conosciuti alcuni comunque. E poi se ti contrapponi sei sempre perdente, perché... Sei sempre perdente perché tu non andrà mai in disaccordo con la figura materna, mai. Mai. No, la madre sarà sempre messa lì sul piedistallo, di conseguenza non esiste. Perciò anche qui lasciamolo lì. Cosa ce ne facciamo? Poi abbiamo il number four. L'uomo apparentemente perfetto. Ebbene sì, ci sono quelli che pensano di esserlo. Ma io dico, proprio perché abbiamo detto che non esiste nessuno di perfetto al mondo, diffidiamo da quelli che pensano di esserlo o cercano di farcelo vedere a tutti i costi. Perché sicuramente, molto probabilmente, stanno fingendo. E sì. Alla fine, quello che ci sembra l'uomo ideale si rivelerà ben presto come il prototipo del narcisista, perché anche il narcisista, se ricordiamo bene, fa le sue caratteristiche a quella di pensarsi eternamente perfetto. Di conseguenza, lasciamolo lì. Arriviamo alla questo è un'altra, ma è come, cioè, ad esempio, è un persone un po' maniacali sono anche queste, sì, cioè, ossessive dal loro aspetto fisico, ossessionate dal loro aspetto fisico, devono avere tutto perfetto, di conseguenza diventa pesante poi gestire una relazione con una donna, perché o ne trovano una che letteralmente pensa di essere letteralmente perfetta come lui, o altrimenti non è possibile assolutamente, io dico. Perciò diventa una lotta, lasciamoli andare, facciamone a meno. E poi c'è l'eterno Peter Pan. E questo anche però è simpatico come tipologia. Certo, io dico sempre, è sulla carta è un uomo piacevole e divertente, in grado di farci vivere dei momenti anche qua di leggerezza da quello che e si positività. Può, E anche qua dipende da ciò che si vuole. È vero. Perché se tu hai una relazione romantica, cioè Peter Pan, diciamo, nel tre componenti dell'amore, che sono la passione, l'intimità e l'impegno, non ci mette l'impegno, però ti fa vivere un amore romantico, diciamo. Ma infatti, a differenza di quello impegnato, questo è sincero. Sì. Diciamo che è comunque una persona sincera che ti dice, guarda, io non voglio impegnarmi, se ti va viviamo questa relazione come ci viene, come vogliamo, senza impegni. Perciò qua, se noi decidiamo, vogliamo come sempre la classica famiglia del Mulino Bianco, dare la colpa a lui, perché lui è stato onesto, dice, come dico sempre, a differenza di quell'altro, almeno è onesto, te lo dice e va benissimo. Non possiamo lamentarci, arrabbiarci se poi lui che ci ha avvertito e noi invece vogliamo rimanergli accanto. No, perché poi ci sono anche, secondo me, molte persone che, ad esempio, anche donne, adesso faccio l'esempio delle donne, perché però potrebbe essere anche il contrario, che magari, come dire, si innamorano del libertino sperando di farlo diventare fedele. No. Cioè, se no, tu l'hai preso libertino, io faccio sempre l'esempio, è come andare a comprare le acciughe in salmoia e poi lamentarti che sono salate, cioè sono acciughe in salmoia, sono salate, cioè se tu che andate a comprare. Non cioè, possiamo lamentarci poi dopo, io dico sempre, l'eterno lì, Peter Pan, tu sai com'è, te lo dice, se tu vuoi avere una relazione con lui, lo sai, punto, può essere divertente, può essere piacevole, ma non vuole sentirsi impegnato, va benissimo. Poi abbiamo il sesto, questo è il passivo e aggressivo. Questo è proprio un campione di vittimismo e fa di tutto per farci sentire in colpa. Cos'è la sua tattica? È quella di evitare lo scontro diretto, mettere in atto una serie di atteggiamento
di atteggiamenti passivi e aggressivi, che poi cosa fanno? Ci spiazzano la partner, perché non sono espressi chiaramente e come dovrebbe essere invece in una sana relazione. Sì, cioè, sì, con sì, una sì. Persona così, che cosa ci aspettano? Musi lunghi, silenzi, frasi a metà, piccoli dispetti, totale indifferenza, il tutto per attirare la nostra attenzione e farci dipendere totalmente da lui, scatenando in noi quelli che sono i sensi di colpa. E anche questo lo possiamo raggruppare un po' in quello che è il classico narciso manipolatore, perché anche lui ti fa, in qualche modo, vuole che sia dipendente da lui, anche lui ti mette il muso, anche lui fa la vittima, anche lui è aggressivo, perciò diciamo, anche questo, non possiamo di certo avere una sana relazione rosea e amorevole. Eh sì, diciamo. Beh sì, certo, cioè dipende un po' anche qua, però effettivamente... Possiamo, il bello è proprio quello di evitarlo, e facciamo prima in questo caso. E poi abbiamo questo, anche questo, il bugiardo patologico. Anche questo bisogna, secondo il mio parere, evitarlo. Beh, come che però persona. Diciamo che anche il narcisista ha questa caratteristica. È bugiardo, certo. Ma infatti io dico sempre, in tutte queste 10 uomini da evitare, comunque il narcisista le racchiude tutte queste questi punti, la maggior parte li racchiude. Sì, magari non tutte, però la maggior parte. No, il mammone non sempre, no, quello no, assolutamente, perché lui non è neanche in grado di provare, però più o meno tutto il resto ce le ha, perché il bugiardo patologico, cioè il narciso lo è. Sì, perché sì, il bugiardo patologico è in grado di rovinarci letteralmente la vita, perché si arriverà a dubitare di tutto e non riuscirà mai e non si riuscirà mai ad impostare una relazione seria e sicura. Sì. Ma sarà sempre praticamente una relazione che sia sempre lì, tutti va là sull'attenti. Certo. Perché se un uomo è abituato a mentire, mentirà e farà i giochetti per raccontare le mezze verità e imposterà comunque tutte le relazioni, e logicamente tutte, ma in special modo anche quella amorosa, su queste basi. E che cosa abbiamo in mano? Assolutamente nulla. Assolutamente sì, nulla. Sì. Perciò lasciamolo andare. Anche questo. Poi abbiamo l'otto. Sì. E questi come li sgamiamo? Beh, ma anche questi si vedono come si comportano, perché comunque già quando alla prima bisaglia che magari ti dice una cosa e ti rendi conto che non risuona nel modo giusto e lo mette, tu sai, noi sappiamo bene che solitamente i bugiardi devono essere molto, devono avere un'ottima memoria. La maggior parte delle persone, sia uomini che donne, attenzione, cioè qui certi punti possono essere anche uguali alle donne, però se non hai memoria, io facevo così, io ho una memoria d'elefante, perciò io quando voglio sapere la verità ci arrivo. Di conseguenza ti chiedo una cosa, lascio passare magari mezza giornata o un giorno, il giorno dopo ti richiedo la stessa cosa, ma io mi ho memorizzato nella mia mente la tua risposta e te la ripeto per filo per segno. Se tu mi cambi un filo di quella risposta lì, vuol dire che hai raccontato una palla, e così te la richiedo ancora dopo 3 giorni e quel qualcosa che tu mi hai detto sono sicura che non sarà uguale. Sì, poi vabbè, c'è anche l'associazione del non verbale, le domande, certo, non so, io poi PNL, purtroppo, i movimenti purtroppo laterali. Io lo vedo, sì. No, io purtroppo una persona quando mi mente lo percepisco immediatamente, poi tante volte io non voglio mettere davanti questi segnali proprio così, cerco sempre di dare una seconda chance nel capire, perché dico magari in quel momento mi ha detto questa cosa, però alla fine io difficilmente ascolto il verbale. Io quello che tu mi dici verbalmente lo ascolto, ma quello che io noto è il non verbale. Certo, infatti. Perciò lì non mi freghi, e di conseguenza so che sei andato su un terreno che mi stai raccontando un sacco di palle, e di conseguenza se uno è per lui è un'abitudine, perché ci sono quelli che per loro raccontano un sacco di bugie, anche questa fa parte del narciso manipolatore, perché si costruiscono un'altra identità, fanno vedere quello che non è.
Di conseguenza è naturale che poi alla fine uno ci cade. Io mi ricordo che mi raccontava una cosa, poi me la raccontava diversa dopo tot, e poi me la raccontava diversa ancora dopo tot. Esatto. Perciò dico, uomini, donne, se volete essere bugiardi, ricordatevi quello che dite, altrimenti siete sgamati non solo con il linguaggio verbale, ma con quello non verbale poi. Beh sì, esempio tipico, i movimenti laterali degli occhi, no? Sì. Occhi in alto a destra. Della quando persona. Devono andare a cercarsi le informazioni. Vanno a, nel, non, non nella memoria ricordata, ma nell'immaginato, non è che lo mandi. Esatto. Oppure, so, raschiamenti, cara Paola, ti amo, sì, tanto. Sì, certo, è vero, sì, no, sì. Quindi sono sì, tutto... poi c'è la, io poi quando sento quella classe tosse isterica, sì, cioè sì, quasi stizzosa, esatto, è perché c'è un qualcosa lì che sì, ormai ne so qualcosa, non ne so qualcosa. Sì. E poi abbiamo questo, abbiamo questo che mi piace tanto, il Don Giovanni. Ah beh, Don Giovanni. Ma c'è differenza tra il Don Giovanni, il Latin Lover e il Casanova? Sì. Allora, il Don Giovanni è quel... Ma, io lo so la differenza. Dimmela. No, no, dai, vai, vai, vediamo, vediamo, dai. Allora, il Don Giovanni può essere eccitante, riuscire a conquistare un perché uomo. Don Giovanni, diciamo, fa sempre riferimento alla figura mitica, no? Il Don Giovanni non è una figura reale, però è una figura, No, esatto. diciamo, inventata, artistica, però. Perché, e certo, tutte le donne che incontra le guarda. Sì, differenza tra Don Giovanni e Casanova è che il Casanova, diciamo, era un seduttore, infatti sì, il Casanova. C'era Il Casanova, che è una un film. figura esistente Sì, realmente, sì. no? Lui ha dichiarato di aversi addotto, mi sembra, 133-134 donne, che non sono Ah. neanche così tante, no? Poi se, perché non No, c'è alcune infatti. migliaia, mi sembra. La differenza è che Esatto. Casanova seduceva in modo mirato e seduceva donne di classe, donne, cioè tutto, Sì. diciamo, aveva tutto anche, faceva anche delle azioni eclatanti, scalava i balconi, faceva, insomma, c'erano tutte le azioni, diciamo, come dire. Nessuno è arrivato a scalare il balcone, però mi sono arrivati sotto casa a cantarmi la serenata. Questo l'hanno Vabbè, il fatto. Casanova comunque non era un seduttore da strapazzo, insomma, era. Invece il Don Giovanni se le faceva tutte, insomma, dalla servetta alla cameriera, alla Sì, prostituta, tutte. E infatti non aveva una cioè. Non ne scelta. saltava Infatti, una, diciamo. dico sempre, c'è cioè, un uomo che. Dico, tante donne dicono, io lo farò innamorare, perché poi entra quello che è l'orgoglio femminile, devo farlo innamorare, ma alla fine non lo distoglieremo mai dalla sua missione, perché lui ama piacere, ama veramente farsi piacere, cioè lui le guarda tutte, non possiamo far finta di nulla e non cambierà mai per noi, non Sì. cambierà Ah, no, mai, certo. assolutamente, perché non sarà mai in grado di amare nessuna di loro. Ah, no, 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 infatti. Perché? Perché il Don Giovanni è il prototipo di uomo Casanova. Beh, sì, Casanova, diciamo, con quella differenza che Don Giovanni è più, come dire, di bocca buona, insomma, più un seduttore seriale, mentre Casanova è sempre un seduttore, ma un seduttore più, cioè, qualitativamente, come dire, più accorto, insomma. Però sono uomini che colmano. Vuote, hanno comunque una vuota esistenza, una mancanza che deriva dal passato. Sì, io credo Perché? che la differenza sia, diciamo, mentre il Don Giovanni lo fa più in modo catena di montaggio, Sì, diciamo, esatto. il Casanova invece credo che trovi proprio lui, credo che nelle sue memorie ha dichiarato che la parte più interessante è proprio la parte della seduzione, non viversi le emozioni del Certo, sedurre, non proprio lui. l'atto sessuale alla fine Come era la faceva cosa l'altro. prioritaria, no? Invece il Don Giovanni proprio Non credo entra in sia profondità. quasi un qualcosa di più fisico, più Esatto, perché naturale. non entrerà mai in profondità e non si metterà mai in gioco a livello di sentimenti, mai. Perché non si metterà mai in piena intimità con nessun'altra a livello di cuore. Ma è una cosa così tanto per andare. Perciò, No, di conseguenza, anche questo. È meglio lasciarlo andare e si capisce subito.
Sì, quando sì, si ha a che fare con un uomo così, perché è balza, c'è niente a fare. Poi abbiamo questo, adesso arrivano altri due che sono secondo me due campioni proprio di quelli, l'egoista. È un uomo eccessivamente egoista e poco attento ai bisogni della compagna e tenderà a mettersi sempre lui al primo posto. Tra la varia egoista c'è differenza secondo te? Beh, l'egoista io parlo anche di sentimenti, l'avaro io lo vedo più sul lato economico. Poi l'avaro di solito è avaro anche con se stesso, cioè nel senso che sì, no, vive una vita, sì. Invece no. No, l'egoista mette al primo posto lui, i suoi bisogni, cioè è veramente è lui, e anche verso gli altri non esprime mai sentimenti di cortesia, di gentilezza, è abbastanza arrogante, abbastanza presuntuoso, come comunque nella relazione d'amore, comunque tenderà a comportarsi come un bambino viziato e ci troveremo comunque a sacrificare noi stesse per assecondare le sue inclinazioni. No, questo non va assolutamente bene, e per evitare, logico, cosa? Muscoli lunghi e sfuriate, perché come hai detto tu, l'egoista è egoista con gli altri ma non con se stesso, l'avaro è avaro con se stesso anche, perché io ti assicuro che ci sono persone, io ho conosciuto una persona ricchissima ma faceva che viveva da barbone, esatto, andava ad acquistare il pane secco, pensa che la moglie è scappata, sarà pieno di soldi, miliardario, la moglie è scappata perché non era vita, sì, sì, faceva sì, la sì. Vita non accendeva niente in casa, non, niente, era una cosa oscena. Allora io dico, se sei economicamente benestante, perché fare una vita così? Non ha un senso, per lasciarli a chi? Perché poi ci pensiamo, a chi li lasci? Beh sì, comunque dalla tomba non li puoi portare, eh? Esatto, come diceva qualcuno, il sudario non ha tasche, perciò conseguenza anche questo non ci regalerà di certo dolci momenti, anzi sarà veramente una cosa che penserà solo a lui, poi arrivi tu. Mentre invece l'egoista spende per se stesso. L'egoista mette in prima posizione lui. Sto bene io, stanno bene tutti. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Certo. Una volta che sto bene io, stiamo bene tutti. Basta. Poi tu puoi anche stare male che uno gliene frega niente. Esatto. Prima penso a me, magari, cioè, ci sono anche uomini sposati che magari servono cose, no, prima sono loro. Poi se servono cose ai figli, alla moglie, c'è voglia, io ho sentito donne che hanno avuto mariti così, ti assicuro che non è che siano abbiano una vita così semplice, assolutamente no, perciò di conseguenza anche questo è meglio evitarlo. Poi abbiamo quell'altro che questo ormai, cioè l'uomo violento. Ah beh, quello su questa categoria non c'è nulla da discutere. Io dico sempre che se abbiamo a che fare con un uomo violento, e anche questo rientra in quello che è il quadro del narciso manipolatore, dobbiamo assolutamente fuggire. Assolutamente fuggire, perché non sarà e non cambierà mai per amore. Sarà sempre così, sarà sempre eccessiva nella gelosia, perché ha una gelosia patologica e incontrollata, modi bruschi e irrispettosi. Cioè, e prima che si subisce veramente una violenza fisica, dobbiamo prendere atto di andarcene, certo, e uscire il prima possibile. Praticamente questi sarebbero i 10 uomini da evitare. Adesso stavo cercando di capire qual è quello che non si deve evitare. Beh, intanto io credo che come suggerimento quello che do io è quello di sapere che cavolo è te. Vabbè, a parte alcuni narcisisti, violenti, egoisti, questi qua diciamo che vanno sicuramente evitati, cioè quelli vanno però se vedi, cioè questi, non c'è possibilità, a meno che non sei un masochista che vuole, no, come dire, però se noti tutti questi uomini hanno comunque le stesse caratteristiche che corrispondono a un narciso manipolatore, cioè più o meno li ha quasi tutte, perché anche il narciso manipolatore violento e bugiardo è un Peter Pan in certi casi, ti fa credere diversamente, è un Don Giovanni, perché comunque se le guarda tutte quante,
vuole avere il suo harem di donne ai suoi piedi, perciò diciamo che sono più o meno... Sì, diciamo che il narcisista uomini. Più o meno le congolba un po' tutte, ma invece certo. Altri, tipo, non so, ad esempio... vabbè, forse non hai citato magari direttamente il libertino che è un po' diverso, no, certo. Da Giovanni, probabilmente il libertino è un po' più il Casanova. Ecco, il Casanova sì. Potremmo definire un libertino, e anche diciamo qua c'è il libertino, Casanova, più o meno. Il libertino narcisista, come ad esempio, non so se hai visto Le relazioni pericolose, il Conte di Valmont, no? Che era... Sì. Sì, un po'. In realtà poi non era neanche proprio narcisista, perché poi alla fine lui si è innamorato. Comunque era un libertino. Il libertino, diciamo che secondo me seduce un po' più alla, alla Casanova che da Don Giovanni, cioè per il piacere sì. Di... cioè per godersi l'emozione della seduzione, più che per l'atto sessuale vero e proprio, insomma. Quindi. Certo, però certo. Anche lì, diciamo, se uno vuol viversi delle emozioni e non ha... cioè il problema è... io credo avere delle aspettative di creare una cosa famiglia. Vogliamo, esatto, cosa esatto, vogliamo? Esatto. Io parto sempre dal fatto che, perché io ho conosciuto donne che, mi hanno, che dopo un matrimonio, che magari sono state anche tradite, mi dicono, io non voglio più un uomo. Io voglio un uomo per uscirci, per andare a farci le vacanze, per vederlo una volta a settimana o due, ma non voglio più vivere con un uomo. Non voglio più sposarmi, non voglio più queste cose. Di conseguenza, se sanno quello che vogliono, non si devono lamentare se poi questo guarda le altre o se prima o poi questo le lascia per un'altra donna o viceversa. Sì. Questo dipende sempre da quello che vogliamo. Certo, come dico io, se tu sai che questo non vuole una relazione fissa, se tu sai che questo è un bugiardo cronico e continui a credergli e continui a pensare che questo si innamorerà di te... quando te l'ha magari detto chiaramente che non lo farà mai, questo ce ne andiamo a cercare noi. Cioè io vabbè, parlo proprio di quegli uomini, quello è il discorso, esatto, certo. Esatto, io parlo proprio di quegli uomini che si fanno vedere A e poi alla fine risultano B, che hanno una doppia certo. Faccia, ok? Perché l'onestà è importante, se tu non vuoi una storia seria lo dici e di conseguenza, o se tu vuoi viverti la tua storia ma nel frattempo vuoi vivere anche altre storie, dillo. Sì, diciamo che in alcuni casi, come dire, non sarebbe neanche, cioè come dire, sarebbe una ridondanza pure dirlo, perché se uno non se ne accorge, cioè, come dire, se uno ti cerca una volta ogni 20 giorni, è evidente. Si capisce benissimo che non ne frega niente. Non deve neanche di dirtelo, insomma, cioè, certo. Basta osservare i comportamenti, cioè. Sì, sì, perché tante volte, cioè, ti ritrovi con le persone che no, sì, però non si fa mai sentire se non scrivo io, non mi dice niente, lascialo perdere, non ha senso. Oppure, se non ti scrive non si fa sentire. Lì, una volta ogni tanto, senza problemi, cioè, dipende sempre da quello che si vuole, poi fondamentalmente alla fine, come dire, a parte, ripeto, i violenti, i narcisisti, certo, quelli, le, no, esatto, in realtà sempre, gli altri, dipende molto dalla... da quello che noi vogliamo, da quello che vogliamo in un rapporto, punto. Esatto, dall'obiettivo che si ha. Perché... certo, io dico sempre, non possiamo pretendere che l'altro sia serio se tu non lo sei, punto. Questa è anche una cosa importante da dire. Sì, 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 sì. No, certo, certo. Quello è un po', credo che sia... quindi la prima cosa è capire quello che tu vuoi, perché, cioè... poi, appunto, essere certa che quello che tu vuoi sia veramente... perché poi spesso non è quello che vuoi tu, ma quello che vogliono gli altri. Cioè, molte ragazze magari... quindi cercano il marito perché magari le amiche si sono sposate o perché la madre... sì, perché è passato, hanno una certa età, di conseguenza dicono no, adesso se non lo faccio adesso non lo faccio più, dopo devo sposarmi, perché una volta la mentalità era questa, se non ti sposavi entro una certa età, se non avevi figli entro una certa età, praticamente vieni vista male, oh mio Dio, questa, sì, certo. Cioè, assolutamente. Ma è proprio la mentalità, invece adesso... se tu noti, le ragazze del giorno d'oggi non pensano a sposarsi e fare figli, pensano a studiare, ad avere la loro carriera, avere una loro indipendenza economica, almeno tante, la maggior parte di quello che ho conosciuto io. Ripeto, io non so se una cosa è meglio di un'altra, l'importante è, come dire, è che uno sa quello che vuole e che poi cerca di perseguire quello che vuole, perché alla fine poi la cosa che conta è veramente quella, cioè non vivere la vita degli altri ma vivere quella che... esatto, non vivere la vita degli altri ma la vita che vogliamo vivere noi, cioè, e sai sì. Che comunque ci sono ancora ragazze che vivono la vita che gli dicono i genitori di fare, perché ce ne sono ancora, pur essendo nel 2021 ci sono ancora persone che vivono così.
sono poche. Fortunatamente, ma ci sono anche quelle che mi dicono: no, io devo aspetto perché devo aspettare un uomo ricco perché io voglio fare una vita. Questo lo dice, va bene, tenta te. Magari sono però anche lì, secondo me, perché a te, ognuno fa quello che vuole, però pensa sì. Tu a trovare un modo per diventare ricca, no? Cioè che diventi un'imprenditrice, fai qualcosa, cioè nel senso che... Esatto, ma però ci sono molte ragazze di un bell'aspetto che pensano, donne anche, perché io sento tante anche donne che dicono no, io adesso non mi frega niente, io pretendo un uomo che mi mantenga, che mi... No, non esiste, di conseguenza piuttosto mangio pane e acqua. Sì, poi più che altro... Dipende un po' anche dall'orgoglio delle persone. Cioè, se sì. Poi trovi quello che è carino, gentile, ti fa i regali, che ti fa stare bene, ben venga, ma tu devi avere la tua indipendenza, devi avere comunque la tua solidità, appunto, esiste il tuo lavoro. Quello di fare la donna mantenuta in casa, non, almeno a qualcuno va bene, a qualcuno no. Diciamo, siamo sempre lì, dobbiamo... Se vuoi un uomo in un determinato modo, io so che tante donne accettano anche un determinato compromesso, sanno che il marito le tradisce, ma non gliene frega niente perché gli fanno fare la bella vita lussuosa, non gliene frega niente. Io questo non lo considero un matrimonio, però ognuno è libero di fare ciò che vuole, punto. Perché sì, certo. Queste coppie, coppie che entrambi si tradiscono, ma vanno avanti tranquillamente per il quieto vivere, magari perché hanno un nome da portare avanti, perché hanno dei figli, perché non vogliono far sapere agli altri, ma forse non tante volte certe persone non capiscono che gli altri sanno e sono magari loro che non sanno, no? Che non sanno. Di conseguenza anche questo è comunque una cosa da... Però io dico sempre, l'importante è che le persone siano contenti di quello che sono e come vivono la loro storia. Ah, certo, quello è. E nessuno può entrare in merito. Certo che se però uno ti viene a dire mio marito questo, e tu sei ancora lì, allora io a questo punto mi direi mio marito è questo, cerco di tutto per trovare la mia indipendenza economica, per uscire da una storia che non va bene e andarmene a vivere finalmente la mia vita. Questo per me penso che sia la soluzione migliore. Anche perché altrimenti diventa poi, insomma, resti sempre schiava in qualche modo, insomma. Esatto. Poi vabbè, ognuno è a sé, io dico sempre, ognuno ha il suo carattere, se trovi anche una persona, nessuno è perfetto, bisogna comunque cercare di trovare un compromesso uomo e donna, cioè nel senso che comunque se vogliono costruire una relazione non è che deve sempre cedere uno e l'altro deve rimanere sempre sull'attenti, no, assolutamente. No, è ovvio. Sì, questo sì. Ci sono i vari compromessi. Diciamo che far funzionare una relazione non è mai facile. Se poi in questa relazione ci sono i personaggi come ho citato adesso, ancora diventa ancora più difficile. È meglio forse evitarli magari qualcuno, come dico io. Però vedo che tutti vogliamo provare sulla nostra pelle cosa significano determinate situazioni, le proviamo e poi al massimo, poi almeno siamo in grado di dire no, questo non va bene, lo lasciamo andare. No, io credo che appunto nessun pranzo è gratis, insomma, l'unico formaggio gratis è quello nella trappola per topi, per cui se tu vuoi, come dire, avere delle cose che però non sei disposto a pagarne il prezzo, diventa alla fine essere indipendenti, credo che, come dire, non abbia, cioè non sia la cosa fondamentale, insomma, almeno io la penso così, poi per carità. Io penso che sia, per me è basilare l'indipendenza economica, sia maschile che femminile, attenzione, non è che... Sì, certo, ma anche indipendenza affettiva, anche indipendenza... Ah, vabbè, anche perché non puoi dipendere, allora, se tu dipendi da un altro, sia uomo che donna che sia, non avrai mai un rapporto sano e bello. No. Ma sì, si ne attiva anche indipendenza sociale, cioè non è che se tu non c'è una persona che non sai cosa, come sbrigarti, cosa fare, cioè diventa... Certo, devi avere la tua indipendenza in toto per avere comunque un rapporto poi positivo con l'altra persona, che non sia comunque legato a un bisogno, ecco, questa è la cosa più importante. E certo, altrimenti diventa... Anche perché, come ho detto prima, queste relazioni si accettano quando c'è questo bisogno di sentirsi amate. E quando c'è bisogno sia da parte degli uomini che delle donne di sentirsi amate, si rischia veramente poi di trovare la persona sbagliata.
Certo, no, troverai sicuramente la persona sbagliata, non si rischia, cioè che, è no, una diciamo che la certezza troviamo, quasi. esatto, anche perché attraiamo personaggi un pochino... Diventa quasi una certezza, insomma. Esatto. Quindi io credo che quello, come dicevi tu, e raccontaci un po' attraverso l'ipnosi come si recupera l'autostima per essere... Cioè andiamo proprio a lavorare, andiamo, io porto sempre le persone nel qui e ora. Che ricordiamo, scusa un attimo, la nostra Paola Fendoni, è ipnologa, scrittrice e youtuber, canale youtuber, Paola Fendoni, oltre alle porte del tempo. E attraverso l'ipnosi, il metodo di Brian Weiss, lei aiuta anche le persone a sviluppare autostima, altre cose, no? Certo, a trovare il proprio equilibrio psicofisico, a trovare la propria autostima, a credere in noi stessi, ad avere veramente la vita e viverla in un modo diverso, perché se non abbiamo autostima permetteremo sempre a tutti quanti di gestire la nostra vita e non saremo mai noi padroni di farlo. Essere capaci di dire di no quando bisogna dire di no, perché sai che ho conosciuto persone che mi dicevano io non sono in grado di dire di no, tutti mi chiedono, dico di sì, adesso a un certo punto mi ritrovo che non ce la faccio più. Scoppio. Sì, dipende da quando sei compressa la logica, sono persone che dicono di no quando vorrebbero dire di sì e persone che dicono di sì quando vorrebbero dire di no, sì. Sì. Sono sempre, dipende se la logica comprime l'emozione o viceversa, no, però effettivamente... Esatto. Credo che l'ipnosi aiuti a, diciamo, sì, no, a ritrovare la tua qualità di vita, a capire il perché accetti determinati comportamenti da una determinata persona. Cioè, questo è importantissimo, perché comunque tutto ciò che ci succede che è perché noi lo permettiamo e quando siamo in grado di intendere e di volere, poi sappiamo che quello che stiamo subendo non va bene e lo subiamo. Non è che possiamo andare ad ammazzare un'altra persona, dobbiamo comunque capire e perdonare noi stessi e capire perché l'abbiamo permesso. Io su questo non mi stancherò mai di dirlo, perché comunque tutto ciò che ci succede lo permettiamo. Se noi permettiamo a un uomo di darci una sberla la prima volta, ce la darà la seconda, perché gliel'abbiamo permesso la prima e di conseguenza non arriveremo mai ad avere un rapporto sano, equilibrato. No, è vero, è vero. Sono questi segnali, la prima cosa da fare è proprio chiudere con la persona in questione, lasciare andare, perché non ha senso. Sì, non c'è altra possibilità. Perché non va assolutamente bene. Chiudere totalmente, perché se non chiudi... Esatto, perché quando si arrivano alle mani non va bene, cioè o gli insulti abbastanza pesanti, questo assolutamente. Poi io penso che è capitato a tutte le coppie di discutere... A tutti gli amici è capitato di discutere, ma c'è modo e modo, questo è importante. Ecco, io penso dal fatto che non possiamo imporre il nostro pensiero a un'altra persona, ma nemmeno l'altra persona può imporre il tuo pensiero a te. Io ho la mia visione della vita, tu hai la tua. Troviamo un compromesso, ma non bisogna accettare una visione se non è la nostra per far comodo a un altro, perché alla fine staremo sempre male. Io non sono quel tipo di persona, quello che devo dire lo dico. Non accetto nulla e di conseguenza non frega niente. Perciò Come dire, le lezioni quando si imparano. Sono contro certe cose, io lo dico, non mi frega niente. Fai bene, perché comunque se una cosa No, io sono quella che cerca di sviscerare i problemi se ci sono. Non sono quella che... Sono sempre stata così, se c'è qualcosa che non va io ne parlo, te lo metto in evidenza, te lo estrapolo e dobbiamo arrivare a un punto. Se poi non arriviamo vuol dire che tu non hai interesse per arrivare a risolvere, vuol dire che non hai interesse per portare avanti qualcosa, è inutile continuare a fossilizzarsi su quel qualcosa, ma la cosa migliore è lasciarlo andare, perché non c'è niente da fare. Sì, se è una cosa... Perché... Anche se a capirsi non ha senso. Esatto. No, anche perché se una persona vuole capire gli input che gli lanci, che ci tiene a te, lo capisce. Ma se tu dopo anni continui a ripetere gli stessi concetti e dall'altra parte non vengono recepiti, vuol dire che forse c'è qualcosa che non quadra. Diciamo che come dice il vecchio proverbio, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Sì, o quelli che ti ascoltano e poi alla fine gli chiedi che cosa hai detto e non te lo sanno dire perché non ti hanno ascoltato. Anche qua io lo capisco. Cioè io quando una persona mi segue, lo capisco. Quando una persona mi segue... Sto ferma, non dico più niente, sto zitta e magari questo manco se ne è reso conto che io sto zitta. Poi ci sono tutti paradossi particolari, insomma.
Sì, beh, io dico ogni tanto, mi dicono, tu sei condizionata, tante, tu anche nell'amicizia usi il lavoro, ma non è vero che uso il lavoro, ma quando io mi rendo conto di un non verbale, che c'è qualcosa che non mi quadra, è naturale che metto in moto. Beh, quello che ho studiato, all'altra parte, quello che ho dire, se uno conosce il cinese e vede un cartello con una scritta in cinese, non puoi fare a meno di leggerlo. Poi potresti notare quello che leggi, però leggerlo non puoi non leggerlo, cioè, perché no, è impossibile. Sarà... Io lo noto subito. Uno che mi sta mentendo lo percepisco. Non è possibile non rendersene conto. Poi ripeto, uno potrebbe decidere di non usare quello che ha letto, però mi balza subito agli occhi. A me balza anche nello scritto. Anche nello scritto, se una persona mi scrive una cosa, mi balza immediatamente. Che so che mi ha scritto una bugia. Perché non lo so, è perché lo percepisco. Allora ti porto e ti in qualche modo ti faccio cadere, perché dico, non ha senso. Cioè, io dico anche con altre persone, perché devi arrivare a mentire? Cioè, che uomo sei per arrivare a cosa? Per non dare niente? Cioè, è assurdo. Eppure ti assicuro che ce ne sono molti che si presentano in un modo e poi alla fine si rivelano in un altro. Sono, io dico sempre che sono lupi travestiti da agnello, ma poi alla fine il lupo esce, c'è niente da fare. Ah beh, sì. Certo. No, quello non c'è verso, insomma, non può non emergere, insomma, perché è un po' la personalità, quindi prima o poi viene fuori. A meno che uno non voglia vedere, perché poi sono quelli, appunto, che magari, anche con i figli, magari ci sono donne, mamme, che, come dire, non, tutti si rendono conto che i figli fanno cose non buone, spacciano, si drogano, eccetera. Queste, quando capita, mio figlio ha fatto questo, mia figlia ha fatto quello. Sì, è verissimo. Lo vedevano tutti e tu non lo vedevi. Cioè, perché è vero, ma ci sono sia mogli che madri che nascondono la verità a se stesse. E a questo punto ti assicuro che non puoi fargliela vedere se non la vogliono vedere. Sì, certo, lì è... Purtroppo è matematicamente proprio impossibile. È così, cioè, nel senso, ci sono persone che non vogliono vedere, perché altrimenti, no. Cioè, perché magari la verità fa male, però cominciare con la canzone, la verità fa male, lo sai, mi sembra. Lo so, però io preferisco una bella verità, una brutta verità, che una bella bugia. Io preferisco la brutta verità, cioè, perché almeno se mi dici la verità so come affrontarla. Se mi racconti una bella bugia e poi esce la verità, è lì è un pochino più difficile, capisci? Cioè, io preferisco che uno mi dica, io sono così, 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 e ti mette davanti quello che è. Sta a te poi decidere, mi stai bene, non mi sta bene, mi va bene questo, non mi va bene questo. Ma a me quelli che si nascondono dietro dito proprio, non sì, a parte che basta osservare un po' i comportamenti, sì, e non sì. È che bisogna essere Sherlock Holmes per rendersene conto. Ma io ti assicuro che anche in un... nelle telefonate mi rendo conto, cioè io veramente ci sono un sacco di persone che ti fanno perdere un sacco di tempo per poi arrivare alla fine che sono meno di niente. Io non perdo più nemmeno tempo a dare spiegazioni a questa persona, Ho imparato, sai cosa ho imparato? Che se una persona veramente vuole farsi aiutare, sì. Si capisce immediatamente. Io trovo persone che mi chiamano e mi chiedono 500.000 cose, alla fine io non dico niente, dico inutile che io parli con lei, che non so nemmeno chi è lei, esatto, non l'ho mai nemmeno vista. Di conseguenza, se vuole sapere qualcosa da me, si presenti nel mio studio davanti a me, punto, basta. Ma certo, tanti vogliono avere informazioni, vogliono sapere, vogliono che tu gli dia già una soluzione a un problema sì, e non sai nemmeno chi sono, ma non per altro, per non pagare, ma cioè, ragazzi, non chiamo. Io vi chiedo cortesemente, non chiamatemi, perché non mi trovate va bene. Disposta ad aiutarvi in questo caso. Vabbè, giusto. La nostra Paola Fendoni, youtuber, scrittrice e ipnotica. Bene, abbiamo fatto una bella carrellata, andate e ritorno. Certo. La mail me la ricordo, paolafendi@gmail.com. Esatto. Poi comunque iscrivetevi al canale, facciamolo arrivare a 1000. E poi andiamo a 1000. Almeno a mille il primo traguardo. Poi il primo, certo, io ho fissato altri traguardi. Esatto, non voglio fermare a 1000. Mille cifre. Il primo è quello. Zero, esatto. Dai.
Bene, esatto. Allora grazie Paola, sempre interessanti le tue interviste e ci vediamo al prossimo video. La prossima volta. Ok, un bacio a tutti. Ciao Paola. Massimo, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao.